Non molto tempo fa mi è capitato di intervistare Tina Anselmi. Tina Anselmi, in questa intervista, eravamo proprio sotto la fase in cui si discuteva di quelle intercettazioni che poi l'hanno coinvolta anche personalmente insieme al giudice Caselli. A lei gli si chiedeva quanto c'entra la P2 rispetto a questo elemento. La risposta è stata drammatica per certi versi per la storia d'Italia. Però lei dice: se qualcuno avesse effettivamente voluto continuare quell'inchiesta, se qualcuno avesse dato retta non all'ultima persona, ma al figlio di Licio Gelli, che diceva che comunque oltre a quelle liste rintracciate ce n'erano anche altre, e probabilmente scopriremmo che tutto è ancora collegato a quell'epoca. Non solo, era non di quel periodo, ma un po' prima, un'intervista di Licio Gelli che diceva: beh, io dovrei chiedere il copyright rispetto al mio disegno, rispetto al futuro dell'Italia, perché tutto ciò che stava nel ragionamento legato alla P2 via via si sta verificando: il potere televisivo, l'Italia fatta in un certo modo. Quell'inchiesta, Colombo, veramente mancano dei pezzi, o comunque ha rappresentato una svolta per la storia italiana e anche per la giustizia legata al mondo della politica in modo specifico. Io posso dire che sembra, è sicuro, ma credo che informandosi, non è che conoscessi prima le domande, non sono andato a ripassare. Voi sapete che la Solitamente i P2. giornalisti non dovrebbero far conoscere le domande mai a nessuno. No, ma Purtroppo, invece, questo è uno degli quando. No, elementi. ma vede, ci sono delle cose diverse. Quando. Adesso siamo qui così e quindi. Non è una critica nei suoi confronti, per carità. Quando si tratta di dare opinioni, credo che sia giustissimo, no? Quando si tratta di dare informazioni, se lei mi chiede dove sta qui a Zola Pedrosa Via Dante, magari se invece di incontrarmi mi telefona prima e mi dice: guardi che ho bisogno di sapere dov'è Via Dante, si può informare, allora quello è un discorso diverso, no? Comunque la mia era una battuta all'inizio e una battuta anche adesso. Ormai non si ricorda più nessuno delle indagini della P2. E allora credo che non si ricordi più nessuno che il processo, che la P2 è stata scoperta dall'ufficio istruzione, dai giudici istruttori di Milano il 17 marzo del 1981, nell'ambito di indagini che riguardavano l'omicidio di Giorgio Ambrosoli. Credo che i più giovani non sappiano chi sia Giorgio Ambrosoli, non ve lo dico perché sennò facciamo notte. Però andate a documentarvi, se volete scrivete il nome, andate su Google, digitate Giorgio Ambrosoli e credo che vi venga fuori tutto quello che avete bisogno di sapere. L'omicidio di Giorgio Ambrosoli, che si scoprirà alla fine delle indagini, era stato commissionato da Michele Sindona dopo aver controllato Giorgio Ambrosoli, ed era stato eseguito da Joseph Arrigo, che era un killer pagato perché venisse dagli Stati Uniti, da New York a Milano per ammazzare Ambrosoli. Siccome esistevano dei collegamenti tra Sindona e Licio Gelli, l'ufficio istruzione di Milano, cioè Giuliano Turone ed io, decidemmo di perquisire tutte le sedi in cui si pensava si potessero trovare delle carte che riguardassero la P2 e in particolare le relazioni tra Gelli e Sindona. Abbiamo scoperto le carte della P2. Le carte della P2 riguardavano in parte l'organigramma di questa loggia segreta, e cioè l'elenco degli iscritti, e l'organizzazione, l'organigramma della loggia che era divisa in più gruppi, eccetera, eccetera. Una parte invece consisteva di una serie di buste, mi pare che fossero 26, buste sigillate con la firma di Licio Gelli, proprio sulla linguetta, no? Buste che contenevano altrettante notizie di reato. Altrettante notizie di reato che riguardavano per esempio il conto protezione, che riguardavano Roberto Calvi, che riguardavano i rapporti tra un giornale e un esponente della Democrazia Cristiana e via dicendo. Esatto.
cosa è successo? Che noi abbiamo cominciato a investigare anche su quel filone, sono nati vari distinti procedimenti penali. Nel giro di pochi mesi, se mi ricordo bene, è stato il 2 di settembre dello stesso anno, che la Corte di Cassazione ha deciso che le indagini dovessero essere proseguite non da Milano, bensì da Roma, ha deciso che la competenza fosse di Roma. E di tutte le cose più rilevanti si sono perse immediatamente le tracce. Si sono perse immediatamente le tracce. Il consigliere istruttore di Roma ha archiviato quelle che a noi sembravano essere le notizie di reato più rilevanti, comprese le notizie relative al conto protezione, che poi sarebbe tornato di attualità nel corso delle indagini di Mani Pulite. Allora, tutto quel che si sarebbe potuto scoprire investigando ulteriormente non è stato scoperto, io direi, per questi motivi. Peraltro, anche qui io devo fidarmi della mia memoria, se avessi ripassato potrei essere più preciso, mi pare proprio che sia stato scoperto l'archivio base in Uruguay, che da questo archivio siano stati mandati cinque fascicoli al governo italiano, alla pubblica amministrazione italiana, che riguardavano alcuni personaggi. Sempre se non mi ricordo male, ma vedo che Libero si ricorda anche lui le stesse cose, quindi magari non ci sbagliamo, di questi fascicoli non si è fatto niente, forse addirittura sono stati restituiti. E non sono, o sono stati distrutti, comunque no, di quei cinque fascicoli non si è fatto niente. Ho sentito dire che sono stati fatti dei tentativi per acquistare, per far venire in Italia l'archivio completo della P2, invece in Italia non è arrivato niente e sono andati, sono stati distrutti, c'è qualcuno che dice, sono stati tutti distrutti, tutti quei documenti sono stati distrutti. Allora, questo vuol dire che altro c'era, perché non si può distruggere quello che non c'è, che esistono dei fondati elementi per ritenere che quell'altro fosse la parte preponderante, perché parte della documentazione che abbiamo trovato noi era in una valigia attendibilmente diretta ad essere trasportata in Uruguay, dove c'era l'archivio. E allora, se si fosse riusciti ad acquisire quell'archivio, di cose ne sapremo tante, di cose ne sapremo tante. Peraltro, io noto che esiste un notevole disinteresse da parte della cittadinanza nei confronti del contenuto di questa loggia, nel senso che poi soltanto occasionalmente è stato seguito il percorso di coloro i cui nomi risultavano nella lista degli appartenenti e anche di coloro che hanno manifestamente dichiarato, ammesso di essere appartenuti alla loggia. Qualcuno diceva che comunque non sapeva neanche della propria appartenenza alla loggia. Qualcuno dice che non lo sapeva, noi non abbiamo potuto accertare per tutti. Tutti quelli che abbiamo sentito a Milano in ordine alla loro appartenenza, ci hanno detto che sì. Forse uno ha usato tutta una serie di distinguo, precisazioni, sostanzialmente negando. C'è stato anche un episodio molto interessante, non mi ricordo più come si chiamava, mi sembra che fosse però il presidente di una provincia toscana, che è venuto dicendo, ma qui la facciamo troppo lunga, poi non ci resta tempo, io devo tornare a Milano stasera, ho anche un interesse privato, tardissimo. Mi pare proprio che fosse presidente di una provincia, il quale arriva da noi e dice, parlando con un accento toscano che io non so imitare, dice, qui è successa una cosa gravissima, perché io risulto nelle liste,
siccome era una cosa per me assurda, inconcepibile, mi sono informato, sono andato a vedere, ho chiesto ai miei compagni di partito che a Roma si informassero, morale, mi hanno fatto avere la fotocopia della mia domanda di iscrizione e la firma non è mia. Allora noi immediatamente abbiamo subito svolto una indagine dedicata a questo fatto, perché avrebbe annullato questa, se fosse stata vera questa affermazione, avrebbe annullato la credibilità del ritrovamento di queste cose. Allora abbiamo fatto queste indagini molto rapidamente, ci abbiamo messo 3 giorni, mi ricordo ancora, molto, mi è venuto in mente il nome ma non ve lo dico, tanto ora non interessa. Molto approfonditamente, lavorando di giorno e di notte, e è venuto fuori, è risultato che sì, la firma non era la sua, però lui erano mesi che chiedeva di essere iscritto a una loggia massonica a un suo amico. Fin tanto che questo suo amico gli ha comunicato che era in grado di iscriverlo alla P2. Il presidente della provincia, felice e contento, dice: guarda, io sono qui, tu sei lì, non posso venire a mettere la firma, me la metti tu per cortesia per me?